Ci mancava pure. Chi è? Allora la Vuccarini, no? Dove sta voce? Uno, due, tre, ciao! E oggi prepariamo un piatto per l'occasione, degli gnocchetti alla papalina. Come vedete gli ingredienti, abbiamo leggermente modificato questa antica ricetta romanesca, che sono fettuccine alla papalina fatte con le fettuccine, il latte, l'uovo, il prosciutto, e abbiamo fatto e i piselli naturalmente. Invece noi abbiamo fatto degli gnocchetti fatti con farina di piselli e un profumo di basilico, e ricreiamo un piatto utilizzando questi nuovi ingredienti. Come sempre abbiamo l'acqua che bolle e la saliamo. Ci troviamo in una cucina a induzione, quindi qui tutto quanto bolle molto forte, e lo abbassiamo un po' e accendiamo la nostra padella per fare la preparazione, che prevede uno sfrizzolo, come diciamo a Frascati, di prosciutto. Io uso un prosciutto di Bassiano, quindi un prosciutto laziale, i soliti avanzi del gambuccio e un pochino di porro. Mi piace molto il porro perché lo posso utilizzare nella ricetta sia così insieme al prosciutto e sia anche passato in forno con poco sale, con la carta da forno, affinché non diventi un po' croccante, per poter fare una guarnizione del piatto e ricavare quella nota amara che a noi interessa. Allora, mettiamo a cuocere gli gnocchetti, eccoli qua, sono delle chicche proprio, una farina di piselli, le patate, naturalmente poco uovo, poco sale, un profumo di basilico essiccato, a cuocere. Mentre si cuociono, noi mandiamo avanti questo nostro soffrittino un po' allegramente e stiamo naturalmente attenti al sale che usiamo nella ricetta, perché stiamo usando prosciutto come base. La differenza che c'è fra questa ricetta e la carbonara, anche un po' di parmigiano gentilmente, la differenza che c'è fra questa ricetta e la carbonara è che stiamo usando il prosciutto e non il guanciale, ok? E noi abbiamo fatto la nota evolutiva del porro al posto della cipolla. La cosa interessante è, ecco perché noi evolviamo una ricetta, che tutti gli ingredienti di cui abbiamo parlato, gli ingredienti della papalina, che sono latte o panna, parmigiano e uovo, sono tornati qui dentro. In quale forma? In una forma spumosa, quindi dentro un sifone noi abbiamo messo la panna, del parmigiano, e invece di mettere l'uovo, siccome altrimenti sarebbe troppo grassa, mettiamo l'uovo dentro la pasta per fare tirare una leggera carbonara. Ma ci mettiamo dello zafferano, eccolo qua, per ricreare il concetto di uovo, di colore. Va bene? Quindi dentro questo sifone, grazie, dentro questo sifone abbiamo latte o panna, parmigiano, che viene amalgamato al latte ad una temperatura intorno ai 70 gradi, sale e un profumo di zafferano. In questo caso è uno zafferano facilmente utilizzabile, non infili, altrimenti diciamo creerebbe dei problemi, ok? Mentre andiamo avanti con le cotture, giriamo il nostro prosciuttino, eccolo qui, abbassiamo il fuoco molto, leviamo un po' di olio che è troppo, scusatemi, e rientriamo negli ingredienti della ricetta mettendo un goccino di latte, un pochino di parmigiano, abbassiamo di nuovo il gas, molto basso, e facciamo la salsina della papalina. A questo punto scoliamo i nostri gnocchetti, che sono sicuramente pronti, gnocchetti di farina di piselli, perché nella papalina poi ci sono anche i piselli come ingrediente principe. Però in questo modo noi siamo in grado di poterli fare in ogni momento dell'anno, anche quando non è maggio. Ricordiamo che siamo stati felici di queste nuove elezioni papali e quindi dedichiamo questo piatto proprio al momento. Ma a noi ci serve, dal punto di vista della scuola e della conoscenza della cucina, per poter vedere come elaborare un piatto antico e rifarlo e renderlo un piatto, nel caso del mio ristorante, un piatto che possa essere apprezzato dagli ospiti, che però abbia un valore storico ben preciso, perché il mio ristorante, che ha 91 anni, spesso non si può permettere di inventare ricette di sana pianta, ma deve cercare di seguire sempre un canone.
un pochino di uovo per fare quella specie di carbonara leggera. Io uso un tuorlo d'uovo, addirittura io lo uso pastorizzato perché voglio essere sicuro di non avere problemi con le uova mai. Ecco, vedete che meraviglia, che ricetta meravigliosa che è uscita fuori. Non abbiamo più fuoco qui, siamo a zero fuoco perché l'uovo altrimenti cuocerebbe a mo' di frittata. Siamo pronti ad impiattare. L'uovo si è un pochino raffreso e ora aggiungiamo un goccino di acqua. Quindi questo lavoro che facciamo in cucina è molto importante, al di là delle ricette e delle indicazioni, è l'occhio importante che ci deve abituare, ecco, a servire una cosa liquida, vedete? Che poi sappiamo che nel tempo in cui arriva a tavola si rapprende un po' di più. Allora, ecco qua. Adesso il tocco finale che trasforma tutti gli ingredienti che noi abbiamo utilizzato nella ricetta li sintetizza in questa spuma. Naturalmente è una spuma che abbiamo fatto freddare leggermente per sfumarla meglio, ma nel momento in cui la ricetta va a tavola sicuramente si scalderà. Ok, questo è il piatto dedicato al nostro nuovo Papa. Gnocchetti la papalina 2013.